biblioteca per le decisioni di là e di famiglie importanti che avevano la possibilità di avere patrimoni librari esistenti e che poi hanno voluto metterli a disposizione. Ed è una tradizione che è continuata nel tempo, fino ai giorni nostri. Io non posso qui leggere tutti quelli che ci hanno appunto fatto donazioni, donazioni chi frequenta la biblioteca comunque li ritrova perché i fondi sono nominati con il nome appunto delle famiglie che hanno voluto fare questa scelta, ma anche negli ultimi 10 anni, quindi in epoca recentissima, abbiamo avuto 2, 4, 6, 8, 10, 12 donazioni dalla famiglia Mazzoli, la famiglia Bambini, Giorgio Lucarini che chiudendo la sua attività ultradecennale di fotografo ha voluto donarci il suo fondo fotografico, le famiglie Ferretti, il maestro Iva, il professor Puzzetti che ci ha, insieme al collega Albino Italiano, che ci ha regalato oltre 3.500 volumi dedicati alla montagna, e poi altri che ci hanno fatto donazioni più piccole ma non meno significative, non meno importanti, Roberto Quirino, Mattia Squarto, Giuliano Maschia, Beatrice Talamo, la famiglia del colonnello Tremamundo, il generale Fantillo e ultima in ordine di tempo, prima di questa che stiamo presentando oggi, l'omaggio, la donazione che ci ha voluto fare il nostro assessore della cultura, Vincenzo Cerami, che ha depositato in biblioteca circa 800 volumi di sua proprietà con l'impegno di continuare ad alimentare questo fondo e quindi ad arricchire ulteriormente la nostra collezione. Innanzitutto dove è soprattutto Filippo? Filippo, nella pagina di storia sorrentina, anche di storia urbanistica, abitava al numero 4 in piazza San Filippo, allora non c'è più dentro della casa della piazza, perché la piazza adesso si chiama piazza Montana e quella casa, il palazzetto, fu casa al suolo dell'edificio della sede centrale delle casse di Stato. Sì, sembra che fosse bello. Nel libro dei Pompini c'è una foto di questo palazzetto, i Pompini la mette perché fu la casa di un individuo dei Arti, cui lui dedica un capitolo dell'ultimo camminciano, un insegnante di liceo classico, ma con grandi ambizioni letterarie. Faccinelli, verso Faccinelli, fu organizzato, organizzato per un libro e quindi non può non aver conosciuto appunto Onofri ed è Filippo che è stato organista a sua volta appunto del luogo. Al giovane Diego Spolettino, Faccinelli, quindi Filippo si è piano forte e prima di lui anche Faccinelli ha indagati, soprattutto da Leopoldo, perché ha insegnato mezzo ascolto, sono a mezza unghia. Ma siccome l'Inter e Rotat Panem avendo anche fatto studi liceali, Filippo ne partiva lezioni di latino. La sua vita non fu interdenato, è stato il famoso, ricorda verso Faccinelli, che ammira l'immagine di questo uomo valenziano che tirava avanti non senza qualche fatica. In effetti Filippo ne fu organista sia proprio che a San Gregorio per accomodarlo, diciamo. A San Gregorio è che diventava l'esercito vescovo lo zio di Faccinelli, che era appunto toccando Faccinelli. Anche mi viene da pensare, ma quanto pagava sto comune, perché non aveva bisogno di sperare di accontentare i compensi, non era evidentemente molto alto. Thank you.
molte furono anche le opere da presentare, cioè le opere di Nintendo, dove gli anni che sono fan e due siècle, fine inizio del secolo. L'esame dei primi progetti ci offre una panoramica pressoché completa degli attori che negli anni circolanti sulle scene teatrali italiane, per esempio il grandissimo Fiano di Rosa, scorrendo Gambetti Novelli e tutti i popoli, così come gli attori del tempo che non sarebbero diventati famosi successivamente, anche addirittura anche con la televisione. A questo tipo di spettacoli e l'attività di direttore musicale che Filippo di Grillo prima si ricollega da Tenelli come fosse trascrizioni, ripetizioni e lavorazioni, naturalmente oggi non abbiamo sentito, gli abbiamo ascoltato anche per l'originale, ma Filippo ha fatto molte trascrizioni di opere di altri e sono presenti appunto nel film musicale. Senza scendere nel dettaglio e dire quanto abile delle comunicazioni, vi figura un po' di tutto, romanze per canti e pianoforte, spesso trascritte per più strumenti, orchestrazioni di farse, scherzi comici per il teatro, vaudeville, repertorio leggero e anche danze, danze che comunque sia per il modo di cose anche di suo. Interessante notare che tra le parti della stampa regalate anche una prima sezione di dolore, con le parti scritte a mano e parti separate, dopo che essa scritta a mano da tutti i buoni, con dei libri, sia una decisione di non ho trovato altra notizia, ma è interessante, no? Allora, sapete che la sezione di dolore è stata fatta qua, a inizio secolo. A quell'epoca, questo per ricostruire un attimo la mia spoletina, all'epoca il rilievo maggiore naturalmente non assumeva la stagione libica, che aveva luogo solitamente in estate, quando la fluenza dei villeggianti era più cospicua, anche se frequenti furono le stagioni primaverili e soprattutto rimarcabili le stagioni più attuali. Quando si faceva opera in passato l'opera si faceva sicuramente a carnevale, estate e primavera non detto, ma a carnevale sicuramente. Per carnevale intendiamo tutto il periodo che andava dal 26 dicembre fino al martedì grasso. Dopo iniziava la cattura quaresima, non si fa più nulla. Il teatro veniva utilizzato anche per gli spettacoli, per i milioni, c'era veramente un edificio riservato a tante cose. Il teatro nuovo in particolare veniva riservato all'epoca, quasi esclusivamente alla lirica e alle compagnie di cose più grossi, escludendo comunque sia la rivista, l'operetta, il varietà, e la lirica interessante produzione delle filogrammatiche locali, dove si facevano questi spettacoli